ripartizione che nota prevede 5 tipi di stalker. Il bisognoso d'affetto o in cerca di intimità, che indirizza i suoi sforzi nella ricerca di una relazione o quantomeno di attenzioni, in forma di amicizia o amore, e quando trova anche casualmente una persona che ritiene adatta, la approccia. In questo paradigma sono a rischio coloro i quali svolgono le cosiddette helping professions, per cui è ricorrente nei rapporti medico, psicologo, psichiatra, paziente, poliziotto denunciante e spesso avvocato assistito. La sua pericolosità sta nel suo totale distacco dalla realtà. Non accetta indifferenza o rifiuti e li interpreta come seduzioni dell'altro, essendo convinto che la vittima cederà se solo ci verrà messo sufficiente impegno. Il risentito respinto. In questa classificazione si inseriscono gli ex partner lasciati o che ritengono di essere stati costretti a interrompere la relazione per colpa dell'altro o dell'altra. In questa tipologia la persecuzione è più accettabile della perdita totale dell'oggetto amato. Se non puoi essere mio o mia, non sarai di nessun altro, di nessun'altra. Vuoi per il desiderio di riallacciare la relazione, vuoi per vendetta. Il corteggiatore incompetente, inadeguato. La sua condotta è finalizzata a stabilire una relazione sentimentale, ma possiede un'abilità relazionale nulla o scarsa e per contro dimostra comportamenti oppressivi, altalenanti, insistenti, che possono tracimare in aggressività, villania e violenza. Il problema più acuto di questo tipo di stalker sta nel suo continuo andirivieni al di qua e al di là del lecito. Manda regali, cioccolatini, poesie e in questo momento non viola alcuna norma. Facile equivocare anche da parte delle forze dell'ordine, ma turba e fa soffrire la sua vittima che quasi deve aspirare a qualche danneggiamento o minaccia esplicita per poter finalmente essere creduta e sporgere querela. Molto spesso però sarà quest'ultima a rischiare davvero di essere denunciata poiché, esasperata dalle attenzioni altrui non gradite, avrà reazioni esagerate. Il rancoroso sostiene di aver subito dei torti o un rifiuto e pertanto agisce per difendersi da presunti persecutori o vendicarsi di quanto occorsogli, quindi si sente invariabilmente giustificato nel proprio comportamento. Talvolta la vittima impersonifica solo il simbolo delle persone che hanno tormentato e umiliato lo stalker in passato e pertanto viene scelta in modo del tutto casuale. Anche questa forma di persecuzione risulta tipica delle helping professions. Il predatore, raro ma pericolosissimo, perché ambisce a un rapporto sessuale che, date le premesse, si trasforma immediatamente in una violenza. Lo eccita la paura altrui, tanto che viene spesso identificato nelle classificazioni dell'erotomane e dell'inseguitore ossessivo. La molestia è il suo tentativo di difesa dalla ferita narcisistica suscitata da un abbandono. Ma casuale è la vittima e altrettanto casuale è l'incontro.